L'avete visto sotto milioni di spoglie, ma ormai si è, come si può dire, si è rinnovato come un moderno Shaggy, montando una troupe di scubiduisti in questi paranormal mysteries. Signore e signori, la gioca e la strappi, mio carissimo amico Giulio, Jules! Ciao, grazie, caro. Grazie a tutti. Ciao, ciao Delmo. Ciao. Come stai? Molto bene. Siamo entrambi nel post di Minicomics, siamo tutti molto, è stato molto bello. Perché siamo qui oggi riuniti non per parlare di bagordi, ma per parlare di figurine. Perché tu mi dicevi di Magic, zero. Non so una sega, cioè zero proprio. Le uniche figurine a cui ho giocato erano Yu-Gi-Oh, ma neanche lì non è che sia troppo esperto. Ok, però c'hai una base comunque di giochi di carte, non sei completamente vergine del videoludo. Dai. E del gioco di carte, diciamo. Si può dire. Quindi hai a che fare con, cioè hai avuto già a che fare con i concetti magari di costo di una carta, di attacco e difesa, queste cose qua. Certo. Ok, quindi parti già con una base, comunque terreno fertile per la cerca la strappi. Come funziona? Io adesso ti farò vedere 6 carte di Magic. Ok. Queste carte di Magic, e non per forza il numero uguale, si dividono tra carte forti e carte non forti, cioè la giochi o la strappi. Il canone per questa divisione è "ha visto gioco competitivo serio". Quindi, come sempre, ogni puntata salutiamo Gianni Albaretto. Se te giochi una carta che a noi fa cagare, ci dispiace, non è che se la giochi te è competitiva. A noi non interessa, a noi si guarda overall mondiale. Sei pronto? Sono pronto. Tu potrai farmi domande, tu leggerai le carte a voce alta, mi farai domande, congetturerai, okay. Ne parleremo insieme, io cercherò di non espormi troppo e alla fine ti farò la domanda, la giochi o la strappi, vediamo se l'hai beccata. Si vince... O si perde? No, cosa si vince? Ah. Qual è il premio? Qual è il premio? Cosa si vince? Delle carte. Vengo a casa tua e ti lecco. Allora, pronto? Prego, prego, leggi. Spero di leggi. Vincere. Sì, esatto, lei ci ha fatto gratis. Vai, leggi pure Azoret, allora, la fervente creatura leggendaria Dio, e già questa cosa mi garba. Indistruttibile, c'è anche sta roba qui. Rapidità, cioè è pure veloce, ragazzi. Azoret la fervente non può attaccare o bloccare a meno che tu non abbia una o meno carte in mano. Poi vedo un 2, un simbolo che penso sia il simbolo, sarà tipo terra, acqua, non so, avranno ognuno i suoi simboli. Ok, ci arriviamo, leggi. Scarto una carta Azoret, cioè scarto una carta. 2 punti. Ah no, questa è la seconda, ok. Azoret infligge 2 danni a ogni avversario. 5-4 sotto, non ho alba di cosa. Cioè, sono attacco e difesa, forse? Bravo. No. Si chiamano forza e costituzione, ma sono proprio attacco e salute più che difesa. Come se fosse la vita della carta. Iniziamo dall'inizio. Allora, c'è quel 3 e 1 rosso in alto. È un oro, ok, accanto al nome tu dici, no? Esatto. Ok, è un rosco, com'è che si chiama? C'è un pallino rosso. È un pallino rosso. Una fiammella, rosso. Cos'è? Che va a indicare la sua, tipo, non so se si chiamano materiali o che cazzo è. Cioè... il ma c'è all'inizio della parola, ma non è materiali. Ma. Più semplice. Mare. Mana. Mana. Mana? Ok, sì. ok, mana. E il mana, cosa vuol dire? Questa carta ha 3 e 1 rosso, vuol dire che costa? 3 e 1 rosso, quindi che costa 3 carte? No. 3 mana? Sì. Ah, 3 mana, ok. 3 mana come? Rossi. No. Piano, tranquillo, non c'è fuori. 3 mana, quelli lì. 3 mana, quelli. Ma quelli lì. Ah, cioè. Grigi. Scusa. C'è dove un sono tre, i grigi? C'è un 3 grigio. E un rosso. Ok. Ok. Quindi totale costa? 3 mana. No. C'è un 3 e uno rosso. Quindi 3 mana e un. No. Scusa, un mana e 3 grigi? Sì. Quindi un mana. Ma aspetta rosso. Un attimo, cosa sono i grigi? Sono mana. Si dice. Generici. Ok. Perché Magic, secondo te, quanti colori ha di mana? 4, 5. No, 5, bravo. Ok. Questa è mana rosso. Questa è mana rosso, ok. Quindi i 3 tu li puoi pagare come ti pare. Ok. Basta che almeno uno sia fisso rosso. Ok. Quindi costa totale? Che almeno uno sia rosso? Sì, quindi in totale costa? 4. Ok. Uno rosso per forza. Quindi... E 3 come ti pare? Il 3 come li puoi perché scegliere? Perché il 3 come ti pare?
Esatto. Ah, ma quindi non è il grigio un colore? No. Ah, ok. Esatto. Che vedi, okay. I colori hanno dei simboli, tipo il rosso alla fiamma. Ok, ok. Quelle che non vedo bene. Esatto, vedi fiamma, anche okay. nell'abilità dopo, c'è cioè 2 e uno rosso. Ah, ok. E 3. Ok. Quindi, ok, va bene. Poi, e allora, il costo ci siamo. E te devi pagare 4 mana per giocarlo. Indistruttibile e sì. rapidità. Cerchiamo di capire cosa sono queste abilità. Secondo te cosa vuol dire indistruttibile su una carta? Penso quello che dica la parola stessa. Magari non può essere attaccata. Cioè, non può subire attacco, indistruttibile. La rapidità esatto. la puoi usare subito. Esatto, indistruttibile è ancora più semplice, ma detto, proprio non può essere distrutta. Non può essere distrutta. Esatto. Può essere rimossa in altra maniera, magari rimessa in mano, può essere rimessa nel mazzo, però non può essere distrutta. Ok. Rapidità? Che la puoi giocare subito, no? Senza... No? Tu la puoi giocare. Ok. Ma con rapidità puoi... E rimetterla nel mazzo? No. Ok. A giocarla te la giochi. Attaccare? Bravo. Subito? Bravo. Non devi aspettare un turno? Bravissimo, perfetto. Si dice non ha la debolezza di evocazione. Ok. Cioè il turno in cui scende una creatura ha debolezza di evocazione, non può fare niente. Ok. Se ha rapidità invece va subito liscia, va dritta. Vai. Ok. Azoreth la fervente non può attaccare. Non può attaccare o bloccare a meno che tu non abbia una o meno carte in mano. Allora quindi... già vediamo due frasine, sì. due paroline. Attaccare e bloccare. Non può. Ah, ok. Bloccare probabilmente bloccare l'attacco di un'altra persona, dell'avversario. Bravissimo. Tu hai visto. Tu hai detto c'è stato Yu-Gi-Oh. Sì. A Yu-Gi-Oh! Tu puoi attaccare. Sì. Se non sbaglio, direttamente life points avversari. Dipende. Devi attaccare le creature. Devi attaccare le creature. Ci sono certe carte che puoi attaccare direttamente l'avversario. Ok. Invece in Magic tu dici io attacco. E io attacco è sempre al giocatore. Quindi non è mai alle carte. No, cioè è il giocatore in difesa che decide con chi e se bloccarti. Ah, ok. Io voglio attaccare te con Azoreth. Io sto attaccando te. Sì. Magari l'avversario con un'altra carta me la para. Oppure sì. dice no, guarda, va bene, sto turno prendo i danni. È una scelta del giocatore appunto in difesa a bloccare. Quindi Azoreth non può attaccare o bloccare a meno che tu non abbia una o meno carte in mano. Ok. Ma secondo te, con quante carte si inizia in mano in Magic? 5. Al primo turno. No. 4. No. 6. Di più? 8. Meno? 7. Eccola! Inizia con 7 carte. 7 carte. Ma forse anche su Yu-Gi-Oh! Adesso non mi ricordo. Non ricordo, sinceramente. Non so se è nato prima Yu-Gi-Oh! O Magic. Magic è stato il primo gioco di carte collezionabili del mondo, nel 93. E allora penso... Magic è stato quello che ha dato i natali a tutti gli altri, piano piano. Okay. È il papà è delle il papà, carte. Esatto. Quindi, Azoreth, ok, è indistruttibile, okay. È rapida. Costa 4 è un 5-4, quindi... È notevole. Però, cioè, appunto, c'ha sta sfiga. Cioè, la sfiga, quella che devi usarla se hai... Cioè, che la puoi... non può attaccare o bloccare a meno che tu non abbia una o meno carte in mano. Cioè, quindi tu hai una carta in mano... Ma aspetta un attimo. Mm-hmm. Cioè, se io ho Azoreth e un'altra carta, ho due carte, quindi devi avere solo lei per attaccare. Ma Azoreth è in mano in quel caso. Ce l'hai in mano, quindi quando hai la carta. Giochi... Non hai più carte. Ma quando la giochi. Ah, hai una carta. Hai una carta in mano. Sì, sì. Quindi Azoreth la fervente non può attaccare. Tu devi avere una o zero per attaccare o bloccare. Se no, non puoi farci. Ma secondo me potrebbe. Cioè, un'ultima spiaggia, puoi tenertela lì. Io la terrei. Aspetta, poi c'è l'ultima carta. L'ultima frase, scusa. Cioè, che è tipo una seconda. Sei obbligato a farla quella cosa? No, puoi. Ok. Scarta una carta, cioè quindi puoi scartare una carta, infligge due danni a ogni avversario, cosa vuol dire? Che se hai giochi in multi... C'è anche il multiplayer, sì. Ok, se giochi in a multi... A noi non ci interessa in questa versione del gioco perché stiamo parlando di gioco competitivo, il multiplayer non è competitivo, quindi è come se ci fosse scritto all'avversario. Ok, vabbè io ti direi di tenere, cioè se c'è altro da sapere io ti direi di tenerla. Cioè la tengo, cos'era ti faccio la una domanda, la bombi o la passi? Ti faccio una, esatto, è che è la stessa cosa. Ti faccio una domanda al quale non voglio, cioè tu mi risponderai ma io non ti confermerò nulla. Voglio soltanto sentire cosa dici e poi ti faccio la domanda finale. Quanto secondo te è probabile con Azoreth in campo arrivare ad avere una o meno carte in mano? Quanto è facile secondo te svuotarsi la mano? Non ho
proprio idea, cioè dovrei capire anche con le altre. È la prima carta che vedo. Esatto, è quello il bello. La prima è sempre lo sbando totale. Quindi tu mi hai chiesto quanto è probabile che io mi ritrovi ad avere una sola carta tra cui... Beh, non lo so, può essere probabile... Sì. Tu sai, no? Che abbiamo detto iniziamo con 7. Sì, se ho Azoret me la tengo buona in caso di necessità, no? Mm-hmm. E quindi me la tengo lì perché è probabile che io mi ritrovi con... Aspetta, i mostri possono essere attaccati, giusto? No, non sempre... direttamente. Possono essere distrutti da altre possono cose. Possono essere distrutti dal... Io suppongo che possano essere distrutti da altre cose. Cioè, o tu rimani sempre con 7 carte, fammi capire. No, te le peschi una a turno e poi le carte le giochi. Ah sì, quindi io ti direi teniamola. Quindi questa la giochi? Dipende dal caso, sì. Cioè, no, la giochi o la strappi? Ah sì, la gioco, dai. Bravo. Perché? Se io non so se ci ha fatto caso, questa carta è stata giocata tantissimo a livello anche alto. L'abilità scarta una carta e infligge 2 danni ti aiuta ad avere... Perché lo ti ho detto, secondo te quanto è probabile avere poche carte in mano? In tanti mazzi aggressivi, specialmente con le cose che costano poco e che picchiano veloci, arrivi tranquillamente al turno 4 a giocare Azoret che hai già finito la mano. Certo. Nel caso tu avessi ancora roba in mano chiodata che non sai come toglierti, si aiuta da sola, appunto, con 3 mana, scarti una carta, quindi andando ad avere 1, 2 o 0 carte in mano, infliggi 2 danni e poi attacco anche. Certo. Quindi effettivamente le due frasi erano collegate strettamente. Ok. Quindi quello, volevo che tu notassi che questa carta si autoattiva, si dice. Ok. Fa da sé, non ha bisogno di sinergie particolari. Poi sei inculato però, cioè nel senso, facciamo finta che io la gioco, se dimmi poi se posso fare domande. Ma certo. Facciamo finta che io la gioco, è l'ultima carta che ho. Mm-hmm. L'ho giocata, no? Tu dopo però ovviamente se mi attacchi, cioè finisce il tuo finisce il mio turno e tocca a te, no? Mi attacchi, facciamo finta che anche tu hai solo una carta di una creatura X. Mi attacchi, io posso bloccare il... Ah no, aspetta. Sì, no, posso bloccare... Con lei è attaccato. Se attacchi non puoi parare, a meno che non hanno un'abilità particolare. Ok, esatto. Col fatto... ma questa è una carta aggressiva, la vedi? 4 mana, 5 di forza è tanto. E questa è proprio indistruttibile rapidità, vuole attaccare subito, 5. Secondo te, ecco, questa se lo dico, quanti punti vita hai in Magic? 8000? No, 20. Aspetta un attimo, no, che cazzo dico? Sì, perché qua c'hai la 5... 20 punti hai. Ne hai 20, quindi una scoppola di vista, un quarto della vita e parte in un turno. Spesso scende Azoret un attacco e chiusa. Sì, certo, sì. Mi stavo focalizzando su Yu-Gi-Oh! Sempre che c'hai 8000. Colpi di 5, 8000 ci vuole. No, no, infatti è un po'... improbabile, ecco. Questa è carina. Questa allora, è carina. Questa. Quindi la prima me l'hai beccata in un ragionamento abbastanza liscio. Hai visto subito, indistruttibile e forte, rapidità era forte, era facilmente attivabile perché comunque le carte automaticamente giocandole la mano la finisci, quindi la prima l'hai trovata. Prego. Allora sembra ma è una creatura. Leggi tutto, il nome, il mana. Gomma Zoa dormiente. Proprio lei. Due mana, cosa sono, azzurri, blu? Blu. E uno a generico. Generico, più che a caso generico. Sì, ok, generico. Creatura medusa. Ok, 5-5 di attacco. Vabbè, allora, volare. Oh, la Gomazoa dormiente. Si dice Gomazoa? Gomazoa, sì. Gomazoa dormiente entra nel campo di battaglia tappata. Bravo. Tappata. Tappata. Detto, dopo. La Gomazoa dormiente non stappa. Perché è scritto così? Perché tap e stap sono proprio la meccanica. Quindi hanno deciso di farlo in questa maniera anche nel testo. Ci sta, apprezzo. Non stappa durante il tuo stap. Che è la fase. Ok. Ogni qualvolta diventi il bersaglio di una magia, puoi stappare la Gomazoa dormiente. Già sta cosa di volare, allora, non capisco. Rapidità e indistruttibile erano due keyword, si dice, che abbiamo già analizzato. Analizziamo sto volare. Ok. Lei secondo vola. Te, una creatura con volare, cosa cambia? Che è lì, non lo so, che sorvola sopra di te. Mm-hmm. Quindi, a livello di gioco? Non la puoi attaccare? No, non lo so. No,
La cosa dormiente nel campo di battaglia tappata. Cioè, può salvarti? Che cazzo ne so, tipo quando c'è bisogno. No, però bello come immagine. No, cioè, ha a che fare con l'attacco comunque. Perché tu la con volare. Sì. Ricordati Azoret. Cosa diceva? Attacco, blocco, questa cosa. Natura con volare. Scusa, lei era rapidità, indistruttibile rapidità. Questa qua è volare. Vola via, che cazzo ne so. Cioè, no, no. Ma ci posso arrivare? Sì, a voglia. Ti ho detto, no? Tu attacchi. Sì. Chi attacchi? Te. E l'avversario. E l'avversario cosa può fare? Bloccare l'attacco, farti attaccare un altro, una creatura. Ma tu puoi attaccare. Poi attacchi l'avversario direttamente. Esatto. Quindi questo è. Quindi volare. Ok, vola su di te, sull'avversario. Supera i bloccanti. Ok, allora io ti dico che sta cosa l'avevo a meno che... Aspetta. Sì, ma sai che sei già al secondo che l'ovvio non lo dice e va a cercare le cose, l'aveva fatto anche Maddie. Ma sì, perché Maddie faccio figure da coglione. Vola sopra quell'altro, fine. Volare, cioè, semplicemente sì. Vola, non la blocchi. A meno che ci sono abilità apposta per bloccarla. Quindi okay. O un altro volare. Okay. Ovvio, un altro volare lo blocca. O una uno tipo con raggiungere gli arcieri possono bloccarla. Ma quindi molto semplicemente può essere bloccata solo da altre creature con volare. Ok. Vai. Quindi entra nel campo di battaglia. Entra nel campo di battaglia tappata. Questo tappata è una delle cose fondamentali che distingue Magic da altri giochi di carte. Il tap è proprio fisicamente girare la carta a 90 gradi. Sì. Per far vedere che è usata, è esaurita. Ok. Quindi, per esempio, ti ho detto prima, ne abbiamo parlato nella fase di attacco di Azoret. Tu tappi Azoret e attacchi. Perché ti ho detto non può bloccare se è attaccato, perché è tappata. Ok, quindi è a 90 gradi girata così. Quindi, Lago Mazza Dormiente scende a un 5-5 a 3 mana. Quindi costa anche meno di Azoret e è più grosso. Vola, sì. Ma entra tappata. Cioè, l'avversario dopo, attaccando, io posso fermarlo con la Gomazoa? Perché in teoria sì, perché è tappata. No, è tappata. Ah no, scusa, è tappata. Quindi l'avversario si becca 5 per forza, non la puoi fermare. No. La Gomazoa Dormiente non stappa durante il tuo... No, io dico, te entra in capo tappata, quindi non puoi usarla subito nel turno per difenderti, perché è tappata. Non ci puoi fare niente finché nel tuo turno... Il turno dopo... Esatto, c'è una fase appunto, c'è scritto lo stop. Sì, che è la fase all'inizio del tuo turno, quando tocca a te, fai tocca a me. Stappo tutto. Ok. Tranne la Gomazoa. Gomazoa. Quindi la tieni lì. Non stappa, c'è scritto. Non stappa durante il tuo stop. Ah, non stappa durante il tuo stop. Nope. Ok. Quindi facciamo finta che io l'ho giocata, no? Mm-hmm. E sono passo il turno, tocca a te. Tu fai le tue robe. Tocca di nuovo a me. Io sono obbligato alle altre carte, si vede a sto punto, a stapparle. O comunque posso decidere di non stapparle. No, stappi tutto. Devo per forza stappare tutto, tranne la Gomazoa. Esatto. Che rimane lì, quindi potrebbe essere come una sorta di missile salvavita. Ti rimane lì e non lo puoi usare finché diventi il bersaglio di una magia. Puoi stappare la Gomazoa Dormiente. Quindi in quel caso attacca, però. Sì. Sì. Cioè, quindi dal momento. Però attacca e sì. Cioè, per attaccare, sì, cosa devi fare? Si ritappa, no? Allora, per dichiarare l'attacco, devi tapparla. Sì, la Gomazoa Dormiente non stappa durante il suo. Ogni qualvolta diventi il bersaglio di una magia, puoi stappare la Gomazoa Dormiente. Tappare. Quindi lei attacca. Esatto. E poi? E poi rimane lì, tappata di nuovo. Ok, quindi lei rimane sempre lì. Ma per stapparla devi essere bersaglio di una magia. Cioè, cosa vuol dire essere bersaglio di una magia? Uno deve aver giocato una carta che ti... Che cazzo ne so, cioè una carta magia, si chiamano così? Sì, cioè nel senso stregonerie. Non... Perché... Sì. Allora, tecnicamente in Magic magia è tutto. Cioè... Ok. Trappola e magia, trappola sempre tornando al discorso di Yu-Gi-Oh. Non esiste il concetto di trappola e magia, ma c'è istantaneo e stregoneria, che sono le magie, quelle diciamo più simili al concetto di magia di Yu-Gi-Oh. Cioè le stregonerie sono col botti in faccia, scarta carte, tutte queste cose qua, che una volta che le hai usate vanno al cimitero dopo aver fatto il loro effetto. Ok. Ad esempio, il Raigeki.
di Yu-Gi-Oh! Sì. Gente, sarebbe sì, una stregoneria, distruggi tutte le creature. Ok, sì. Quindi ogni volta che tu, giocatore, sei il bersaglio di una magia, allora a quel punto puoi effettivamente stappare la Gomazoa dormiente. Ok. E in quel caso lei riattacca? Può riattaccare in quel caso. Quante volte? Una a turno. Ah, quindi lei rimane infinita per tutto il match? Se non te la spaccano. Ah, te la possono spaccare. Quindi. Certo. Ok. Non ha protezione. Questa c'ha scritto indistruttibile. Questa c'ha scritto pesce. Ah. Questa c'ha solo volare come abilità particolare. Okay. Quindi, tipo, una, se tu. Cioè, tipo, una, un bersaglio che non è a te come bersaglio, ma a lei, tipo, distruggi una creatura bersaglio, la prende e la rompe. Oh, chiaro, chiaro. Mm-hmm. Però comunque anche l'attacco. Boh, direi che siamo arrivati alla fine di questa analisi di questa carta, no? Devo scegliere. Ma io ti direi che anche l'attacco è alto, anche questa qua la gioco. E invece la strappi. Perché? Perché come ti ho detto, tu la giochi, è tappata. Non ci puoi fare niente, non puoi attaccare e bloccare, perché è tappata, finché l'avversario non decide di targettare tu come bersaglio di una magia, o te stesso con qualche magia particolare. Anche se la stappi una volta e riesci ad attaccarci dopo che è successo qualcosa di assurdo, si ritorna bomba. Non è che allora una volta l'hai stappata poi diventa una creatura normale come le altre che stappa da sola tutti i turni. Questa tutti i turni la devi stappare in qualche modo fantastico, assurdo, o te o l'avversario. È proprio una merda, è proprio fa schifo, scende e non fa nulla. Non fa neanche danno, quindi. Cioè, non fa. Non, è poco probabile se, che. Se almeno fosse stata che almeno entrava stappata, cioè non avesse avuto la prima frase, almeno era 3 mano 5-5 volare e bloccava tutto. Sì. Poi ti dici: non ci voglio attaccare perché sennò non la stappo più. Però almeno blocca qualsiasi cosa. Ma perché l'hanno fatta tipo sta carta allora? Perché no, se non esistono le carte di merda, non esistono nemmeno le carte forti. Ah, ok, giusto. Ci devono essere le carte del cazzo. Giusto. Next. Quindi una giusta, una sbagliata. Vai. Ok. Inversione di ruoli. 2 blu, 1 rosso. Stregoneria. Scambia il controllo di 2 permanenti bersaglio che condividono un tipo di permanente. Analizziamo. Allora, la stregoneria, l'abbiamo detto. Sì, che è, tipo... è una magia. Sì. Che la usi, si risolve e va al cimitero. Fa l'effetto, ok? Come Rageki. Ok, poi il costo. 2 blu, 1 rosso. Esatto, prima carta che vedi che è bicolor. Sì, quindi, ma aspetta, quindi io devo usare 2 creature blu, no, e una rossa. 2 mana. 2, scusami, ma i mana, esattamente, allora, come sono fatti? Eccoci qua, infatti non me l'hai ancora chiesto, aspettavo. Il mana si prende dalle fonti di mana, si dice. Principalmente sono le terre, ovvero sono fisicamente delle carte che tu metti in campo e danno mana. Ti danno una mana. Servono a quello, esatto. Servono a quello. Ne puoi giocare di regola una a turno. Poi ci sono altri modi per avere il mana, sono creature che danno mana, stregonerie che danno mana, però principalmente il mana lo prendi dalle terre. E le terre sono fisicamente carte nel mazzo. Quindi sono 7 carte che tu hai, devi avere anche dei mana in mano. Bravo, esatto. Ma quanto godo quando ci arrivate da soli, madonna, sburo. Allora, tu devi la mano iniziale deve avere un buon rapporto. Ok. Mana e cose da usare con quel mana. Ok. Quindi 2 blu e 1 rosso, iniziamo subito. Secondo te è un mana facile da giocare rispetto a quelli che hai visto prima? Oddio, no. Bello tosto. È bello tosto. Beh, è tanto però, specifico. Però il fatto che sia bello tosto vuol dire che probabilmente la carta è bella tosta, magari. Beh, però non l'ho letta ancora. Allora, posso leggere? Certo. Uthlon. La storia. Quella è la storia. Ah, ok. Sì, okay. Però Uthlon mi è piaciuto. Allora, no, il testo è scambia il controllo di 2 permanenti bersagli e condivide un tipo di permanente. Allora, 2 permanenti sono carte che vabbè, spiegami tu perché. No, mi piace, vai. Allora, i permanenti sono carte che rimangono permanentemente nel tempo, in battaglia. Lo vedi che bello quando mi parti da questa che non sai un cazzo, arrivi qui, improvvisamente hai capito tutto. Il mana, il permanente, esatto. Okay. Questa, ti ho detto, è una stregoneria. Cioè che la giochi e va nel cimitero. Certo. I permanenti sono, esempio, le terre. Certo. Le terre sono permanenti. Le creature sono permanenti. Sì. Poi ci sono gli artefatti, per esempio, tutto ciò
tipo armature, equipaggiamenti, sono tutti artefatti. Certo. Gli incantesimi, che sono come, come si chiamano, i luoghi di Yu-Gi-Oh! Presente, sì, esatto. Sì, sì, gli incantesimi, sì, sono queste spell enormi che rimangono in campo e fanno cose. Tutto ciò che una volta che l'hai giocato sta lì, è permanente. Ok, e... Allora, quindi qua scambia il controllo, cioè cosa vuol dire scambia il controllo? Scambia il controllo, e dimmi te, secondo te cosa vuol dire scambia il controllo? Scambia il controllo di due permanenti bersaglio che condividono un tipo di permanente. Allora, scambia il controllo, il controllo da parte del tuo avversario, cioè possono diventare tue, no? Sì, però si scambia, non prendi il controllo. Quindi, scambia il controllo di due... Cambia il controllo di due permanenti bersaglio. Mm-hmm. Che condividono un tipo di permanente. Che condividono, quindi hanno una permanente uguale. Queste due, facciamo finta che sono due carte. Che condividono una stessa permanente, no? E li puoi scambiare? Allora, esempio. Io ti ho detto, no? Cosa sono i permanenti? Sono carte che rimangono. Creature. No, no, Creature, terre, però tranne le stregonerie, perché artefatti. Artefatti che rimangono permanentemente. Allora, creatura, terra, artefatto. Cosa sono queste tre parole? Tipologia di carta. Di carta. E quindi tipo di abilità? No, c'è scritto. Dove? Dove? No, nella carta. Condividono un tipo. Permanente. Esatto. Quindi, tipo di permanente è terra, artefatto, creatura, incantesimo, okay. Planeswalker, cioè ce ne vari, però okay. È quello. Quindi scambia il controllo di due permanenti e condividi un tipo di permanente, cosa vuol dire? Quindi io posso scambiare, se una... Scambia il controllo di due permanenti, quindi abbiamo detto che io posso scambiare tipo se una acqua, posso mettergli artefatto a una? Tipo, no, se tu hai un artefatto... E sì. Io ho un artefatto? Sì. Possiamo scambiarli. Quindi, ma tu e io, cioè io e te, io rivali? E te. Certo. Ah, quindi io posso prendere un tuo permanente che però deve essere uguale al mio permanente. Io voglio una tua terra, ti do una mia terra per quella terra. E io voglio una tua non creatura. Puoi decidere. E ti do una creatura, ok? No, quindi chi usa questa spell sceglie. Quindi, ok, tu non mi puoi fermare. Beh, vabbè, sembra forte questa. A parte che probabilmente adesso che ti dico sono tutte forti. Però, allora, dovrei capire un po' di più, cioè, che carte ci sono, mm-hmm. che tipologie di attacchi, eccetera. Poi abbiamo detto... Abbiamo detto che, cioè, in mano tu hai 7 carte appena peschi. Devi avere dei mana a sufficienza e che siano abbastanza... Oh, mi si è spenta la cam? Sì, si è spenta la cam. Certo. Però non volevo interrompere il... No, boh, il flusso. Eccoci qua, tornato, si rivede, più bello che mai. Allora, stavo dicendo che se, visto che ti servono due blu e uno rosso, abbiamo detto che tu quando peschi 7 carte devi avere dei mana a sufficienza con delle creature o altro, cioè che siano equilibrate tra di loro. Già qua hai due blu e un rosso, quindi questo vuol dire che devi usare, sto dicendo una cazzata, sì, che devi usare 3 creature? No, 3 fonti di mana. Sì, è vero. 3 terre, devi avere terre pure una creatura, cioè nel senso devi avere delle fonti di mana. Delle fonti di mana. Minchia, mi sembra abbastanza... Cioè, però, non riesco a capire se la giochi o la strappi. Scambia il controllo di due permanenti per sapere che condivide un tipo di permanente. Potrebbe... Cioè, perché comunque penso che potrebbe tornarti utile, no? Mm-hmm. Quindi ti direi di tenerla. La giochi. Se me lo dici così, no, non lo so. No, ti so, la conferma, la giochi. Ma sì, dai, sì, la gioco. Allora, invece ti spiego perché la strappi. Ma porco. Allora, intanto, hai detto bene all'inizio, molto bene. Già sta iniziando a vedere un po' il gioco, Ok. Due blu e uno rosso è estremamente specifico e giga rottura di coglioni averlo. Così tanto specifico. Come vedi, se tipo questa... Dov'è? Questa è... 3 e 1 colorato. Sì, queste tre colorati diversi. Esatto, quindi è pallosa. Quello. Poi scambia il controllo due permanenti bersagli e condividono un tipo di permanente. Vuol dire, è la famosa carta che si dice fa uno per uno. Cioè, non sto guadagnando nulla da questa carta, perché
non ti sto distruggendo la creatura problematica o ti sto distruggendo l'incantesimo problematico, ti sto dando qualcosa di mio per qualcosa di tuo. Ok. E questa cosa, o ci fai una combo particolare, ovvero io ti do qualcosa di dannoso. Sì. Oppure no, ma qual è il problema? Ci sono carte migliori per darti qualcosa di dannoso, perché dicono semplicemente dai un tuo permanente all'avversario. In questo modo puoi fare le combo, perché questa carta purtroppo, se tu non hai niente da prendere, io non ti posso dare nulla. E viceversa, se io non ti posso dare nulla, non ho niente da darti, non ti posso prendere nulla. Quindi sei obbligato ad avere entrambi i bersagli, e questa cosa la limita tantissimo. Quindi scartiamo. Sì, è una merda. Eccoci qua, tornata la cam, tornati tutti. Altro errore prima, ma no problem. Ora c'è da leggere questa. Quindi stai imparando un po' il concetto di mana, sì. Quanto è difficile giocare le cose. Ci sei. Allora, stai vedendo l'algoritmo. Sto vedendo avidità pericolosa. Vai, leggi. Vedo un generico, un sì. Duo e una morte, non so cosa sia. Esatto, sono colori, si parla sempre di colori. Ah, sono sempre colori. Quindi sono un generico. Un nero? Sì, un nero e? E un morto. No, il nero bianco. È il morto. Ah, il nero è il morto? Esatto, e l'altro è il bianco. Ah, il teschio è il bianco? No, il teschio è il morto. Il sole è il bianco. Ah, è un sole. Sì, è un soletto. Pensavo fosse un buco. È un buco, sì. No, è un sole. Ok. Ok, quindi abbiamo detto un generico, un bianco e un morto. Scusa, sì, un bianco e un morto, giusto? Sì, un bianco e un nero. Un bianco e un nero. Ma perché hai detto il nero? Perché il simbolo del nero è un teschio. E quindi il nero rappresenta spesso il colore della morte, okay. Degli zombie. Ok. Allora... istantaneo, come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica una creatura che ha inflitto danno in questo turno. Come costo addizionale. Pesca tre carte, ogni avversario perde 3 punti vita e tu guadagni 3 punti vita. È facile dividere il bottino per uno. Questa è la frase messa lì a caso. Sì, è la frasella del Kazos. Allora, intanto c'è una cosa diversa da prima, da questa è la stregoneria. Beh, sì, questa è sarà la tipo una sorta di... com'è che abbiamo detto che si chiamava? Istantaneo. Istantaneo, quindi istantaneo e stregoneria c'è. Cioè. Esatto. Tu hai detto che hai giocato Yu-Gi-Oh! Sì, quindi tu hai detto che la stregoneria, esatto, la stregoneria è condivisa... è tipo trappola. Questa è tipo trappola, ma non funziona come le trappole, gli istantanei... istantaneo, tipo... no? È instant. Sì. Non funziona proprio come le trappole. È un po' più complesso il concetto di istantaneo in Magic. E non ti ci faccio arrivare, te lo dico proprio. Gli istantanei sono spell che puoi giocare in qualsiasi momento tu puoi. Ok. Anche nel turno dell'avversario. Ok. Figa sta roba. E quindi abbiamo detto che però ogni cosa che tipo per giocarla ti serve un generico, un bianco e un nero. Sì. Quindi abbiamo 3 robe. Però poi quando la giochi, cioè no, aspetta un attimo, che cazzo dico, no, questa qua quando la usi praticamente devi pescare 3 carte. Ogni avversario perde 3 punti vita e tu guadagni 3 punti vita. Minchia, ma è strautile questa, no? L'effetto è veramente forte. E come costo addizionale per lanciare questa magia, che cazzo, cioè sono purtroppo quello che stai leggendo è esattamente quello che stai leggendo, è letterale. Cioè, il costo della carta è uno generico, uno bianco, uno nero e sacrificare una creatura che ha inflitto danno in questo turno. Ok, quindi è questo, Cioè, è come se questa frase, sacrifica una creatura che ha inflitto danno in questo turno, fosse qua. Ah, okay. È il costo in più che devi fare oltre a pagarne il mana. Ok. Quindi diciamo che da un lato... vabbè, però ti dà 3 punti vita e toglie 3 punti vita all'avversario. Ma cioè, soprattutto tu pesca 3 carte che... pescare in Magic è una delle cose più forti che puoi fare sempre. E quindi tu però se hai 7 carte puoi avercene 9 tipo... cioè di anche 10. Cioè perché peschi... sì. Vabbè, a parte che comunque non è... buona avrei... domanda. Cioè... hai fatto una buona domanda. Allora, tu puoi avere in Magic più carte di 7 in mano a patto che alla fine del turno scarti per tornare fino a 7 massimo. Ok, sei obbligato a rimanere a 7. E te durante il tuo turno ce ne puoi avere per qualche motivo anche 20. Sì, poi però alla fine del turno devi tornare a 7.
E quante ne puoi giocare nel tavolo, diciamo, no? Nel piano? Infinite. Infinite, bello. Su Arena, e... su Online è cappato a 244, perché altrimenti okay. Si blocca, però... Ok, bello. E boh, quindi ti direi che come costo addizionale... Sacrifica una creatura che ha inflitto danno in questo turno, magari non è neanche così forte quella creatura alla quale ha inflitto danno, quindi potresti anche sacrificarla. Quindi io ti direi, e se adesso cicco però mi incazzo, che questa carta la giochi. Ti vedo abbastanza convinto, quindi si può andare subito alla spiegazione. Mm. No, ti spiego perché. Se questa carta avesse detto... Seguimi. Vai. Per quello ti manca l'esperienza di gioco, è normale. Okay. Come costo addizionale per lanciare questa magia, se rifia una creatura, sarebbe stata fortissima. Ma non è se rifia una creatura e basta. È una creatura che ha inflitto danno. Ok. Una creatura che ha inflitto danno vuol dire che deve attaccare l'avversario, deve far sì che... cioè, deve lasciartelo fare. Quindi c'è un po' troppo allineamento degli astri per far sì che questa carta sia giocabile. Cioè, una creatura che sta lì e basta e non fa niente. Cioè, se rifia una creatura, lo fai quando cazzo ti pare, minchia, pesco 3 e godo, fortissima. E il problema è che quella carta deve aver quindi attaccato, quindi deve essere stata un intero turno in campo se non ha rapidità, e l'avversario deve avertelo lasciato fare. Cioè non ti ha fatto niente, non te l'ha spaccata, non te l'ha impedito, non te l'ha counterata, non ha fatto un cazzo. Ti ha permesso di giocare la creatura, ti ha permesso di farla attaccare, ti ha permesso di farla infliggere danni, quindi ora te la puoi sacrificare per pescare. Okay. E la classica carta, si dice, tra noi per ride, è forte se l'avversario dorme. Ok, quindi sostanzialmente qui mi sembra di capire che, a differenza magari di Yu-Gi-Oh! Qua è molto più difficile attaccare l'avversario. Cioè, già, decisamente sì. Quindi vuol dire che ci sono tante più carte che ti proteggono, che ti aiutano a proteggerti. Come dici tu, l'esperienza, perché se tu me la presenti così, però non avendo mai fatto una partita di Magic in vita mia, sarei stupido a dirti... buttala via. No, certo, è probabilmente quello. Adesso certo. Cioè, io sono l'avversario che dorme adesso, perché non so come funzioni. Mm-hmm. Mi fai vedere la merda, ti dico ma sì, tienila, cioè proprio perché non so. Ma certo, ma il gioco è quello. Sì. È quello il bello. Se tu le indovinassi tutte saresti già un pro. Sì, sarei un pro. Ok. Oh, eccone una. Ne parlavamo prima. Questo qua sì, terra, cortile nascosto. Il cortile nascosto entra nel campo di battaglia tappato a meno che tu non controlli al massimo altre due terre. Esatto. Aggiungi, poi quella freccia cosa vuol dire? Tappa. Ah, ok. Aggiungi un bianco o un nero. Quindi qua è famoso come avere il mana. Eccoci qua, esatto. Abbiamo la terra adesso che te lo spiega. Quindi questa è una delle carte che devi avere in mano e giocare per avere effettivamente il mana per giocare le altre. Certo. Certo, te l'ho presa anche dello stesso Olori, così lo vedi subito. Sì. Cortile nascosto nel campo di battaglia. Quindi questa serve, perché abbiamo detto fino a prima che ci serve. Sì, okay. Però di terre ce n'è tante, bisogna capire se questa è una buona terra o una terra di merda. E io come lo so se questa è una terra di merda? Capiamolo. Il cortile nascosto entra nel campo di battaglia tappato, a meno che tu... non controlli al massimo altre due terre, che in quel caso, se lo giochi, se tu controlli altre due terre, può già entrare stappato. Sì, dalla quarta. Cosa vuol dire? Fino a tre terre entra stappato, perché dice, entra tappato a meno che non controlli al massimo altre due terre. Quindi tu lo giochi, controlli due terre, lui è la terza, entra usabile subito, stappato. Dalla quarta in poi? No, scusa un attimo. E lui, questa qua. E il cortile nascosto entra nel campo di battaglia tappato. A meno che tu non controlli al massimo altre due terre. Tu, esatto, adesso, perché mi dici la quarta? Perché fino a che questa è la terza terra che giochi, quindi okay, uno, due o tre, lo puoi usare subito ed è stappato. Se lo giochi come quarta terra o più, entra tappato. E te lo e l'abbiamo capito cosa vuol dire tappato. Sì, che non può attaccare subito. Che non puoi usarlo fino al turno dopo. Devi aspettare il turno dopo. Quindi lei, questa carta, entra tappata dalla quarta in poi. Ma io sono stupido. Cioè, non sei stupido. Ti stai capendo nel discorso massimo altre due. Ah, ne puoi giocare oltre se stessa. Okay. Finché ne hai al massimo altre due, entra usabile subito stappata. Ok. Se tu giochi questa e ne hai altre tre in campo, entra tappata. Entra tappata.
Certo, quindi non la puoi, devi aspettare il turno. E in quel caso, in questo caso mi servirebbe l'esperienza. Quindi se te hai il quarto turno, hai questa terra in mano, hai in mano una carta che costa 4, giochi questa, non la puoi usare, perché okay, hai 3 mana. Quindi non conviene? Dipende, quindi... è quello che dobbiamo capire. Quindi, secondo te perché c'ha questa sfiga? Cos'è che va a compensare la sfiga? Ci deve essere qualcosa che compensa la sfiga, c'è sempre. Cosa ha di forte questa terra che dici, minchia, allora dobbiamo far sì che dopo la quarta entri trappata, se no è troppo forte? Che può essere stappata se aggiungi un bianco o un nero? No, però ci sei sulla cosa da dire. Aggiungi... Scusa, da tappata tu aggiungi un bianco e un nero? O un esatto, nero? O un nero, esatto. Quindi lei va dentro, quindi facciamo finta, lei entra tappata. Però, cioè, tu comunque... Se non la usi subito, no. Comunque... Allora, se te ce l'hai tappata, è tappata. Da stappata, se vuoi, la tappi per aggiungere uno bianco o uno nero. Quindi se... quindi quel simbolo è stapparla? No, quel simbolo è tapparla. È tapparla. Quindi lei, se è stappata, la possiamo... La puoi tappare. Tappare aggiungendo una creatura bianco o nera o una umana, sì. O umana, non mi viene da dire creatura. Non ti preoccupare. Secondo te sta sfiga del tap della merda. Perché? Cioè, secondo te è forte aggiungere un bianco o un nero abbastanza da giustificare l'entrare tappato dal quarto turno in poi? Non ne ho proprio idea, non saprei cosa risponderti. Cioè, perché se ci penso troppo ti dico anche no. Non è forte, ok. Noi stavamo dicendo prima che questo è un mana molto difficile da avere. Sì. Anche questo non è facilissimo. Sì, questo non richiede niente. Ma questo aiuta. Certo. Cioè, quindi... questa è una cosa che si chiama in Magic terra doppia. Sì. Le terre doppie, che quindi danno più di un mana diverso, sì, sono molto versatili e ti aiutano ad avere il mana diverso quando ti serve. Ok. Quindi devono avere delle sfighe. Per forza, però perché sennò sarebbero troppo forti. Troppo ti dico, okay, esiste una terra che ha soltanto aggiungi un mana bianco o un mana nero, senza sfighe. È del 93 e costa 1000 euro oggi, hai capito? Ok. Cioè, quella roba lì è del vecchio Magic che purtroppo erano sballate, ok? Ok. Quindi hanno imparato nel corso degli anni a bilanciare con una sfiga una cosa forte e viceversa. Ok. Quindi ti dico, avere la scelta tra mana bianco o mana nero, o che fossero altri due o altri tre, va a sapere, è sempre molto forte. Ok. Tu devi capirmi quanto è una rottura di cazzo o meno il fatto che entri tappata dal quarto turno in poi. Ma perché tu dici quarto turno? Perché tu la giochi di primo, è stappata. La giochi di secondo, è stappata. La giochi di terzo, lei è stappata. Entra in campo di battaglia tappata. Però tu stai facendo, a meno che tu non, tu stai dicendo, a meno che tu non abbia al massimo altre due terre, esatto, e stai facendo un ragionamento, quindi tu stai dando per scontato che queste terre le hai. Sì, di base sì. No, ti sto dicendo, se io la gioco di primo, questa, se è la mia prima terra, è stappata, perché dice controlli al massimo altre due terre. Sì, zero. Al massimo altre due, vuol dire che se ne controlli altre tre, è tappata. Ok, adesso mi è più chiaro. Esatto. Quindi proprio ti faccio l'esempio figurativo. Entra stappata. Ti faccio proprio l'esempio figurativo. Questa nei primi tre turni di gioco è stappata. È buona, la puoi usare subito. Sì. Dal quarto turno in poi è brutta. Ok. Allora la giochi. Perché te dici, certo, i primi tre turni sono più importanti degli altri. Non lo so. L'hai detto abbastanza convinto questo, la giochi. Cioè, quando ti ho spiegato sta cosa. Penso di sì. Cioè... giusto, bravo. Ok. Bravo. Queste si chiamano Fastland, terre veloci, okay, appunto, perché... sì, si usano in mazzi dove dal quarto turno in poi quasi non te ne frega più un cazzo di giocare. O hai roba che costa talmente poco che anche se da turno 4 in poi queste terre ti entrano tappate, amen, tanto giochi a 2, 3, 1. Ok. Sì, queste carte sono terre molto buone. Sono tra le migliori doppie terre che ci sono in questo momento. Considerando, capito, che quelle del 93 non si possono più giocare. Chi ce l'ha, ci si è comprato la casa, ma a livello di gioco non ce l'ho già. Sì, boh, in fortuna. Realtà i primi tre turni si dice decidano la partita spesso, a meno che vabbè, ci sono determinati formati e determinati mazzi che vanno lunghissimi, però di base i primi tre turni sono l'early game, sono quello che dà lo zoccolo duro della partita. Ultima, questa c'ha un sacco di testo. Non riesco neanche a leggere. Branco di Ocelot. Ocelot, ok, questo è un bianco. Purtroppo la qualità delle carte in italiano... Okay.
Vabbè. È una ciofeca incredibile. Su internet sono introvabile. Creatura felino, attacco improvviso, legame vitale, ascesa. Non sto capendo. Ci si arriva. All'inizio della tua sottofase finale, se hai guadagnato punti vita in questo turno, crea una pedina creatura felino 1-1 bianca. Ok. Poi, se hai la benedizione della città, per ogni pedina che controlli che è entrata nel campo di battaglia in questo turno, crea una pedina che è una copia di quella carta. Sì, vabbè, mi sono perso a ascesa. Allora, questo te lo devo dire perché non puoi arrivarci, è proprio una regola di Magic. Ascesa è quella cosa che dice la benedizione della città. Mm-hmm. Cioè, l'abilità ascesa dice quando hai 10 permanenti in campo, sì, sei asceso. La città ti ha benedetto, tutto quello che è ascesa si attiva. Ok. Alla fine è molto più, è abbastanza semplice come abilità da capire. Quindi è un'abilità che punta a avere tante cose in campo, sì, terre, creature, i tutti permanenti abbiamo visto prima. Sì. Quindi non c'è da capire intanto, attacco improvviso e legame vitale, cosa fanno? Iniziamo dal legame vitale, che è più semplice. Sì. Una creatura che ha legame vitale, cosa fa? Non lo so, dammi un indizio per favore. In realtà la carta ti dà un indizio dopo. Allora, all'inizio della tua sottofase finale se hai guadagnato punti vita in cui... Ah, in legame con la tua vita. Sì, cioè, quindi... Quindi una creatura con legame vitale. Vitale. All'inizio della tua... Se hai guadagnato punti vita in questo turno, crea una pedina creatura felino 1-1 bianca. Okay, quindi, quindi, a parte quello, hai capito a che fare con i punti vita. Quindi l'abilità legame vitale... Cosa succede? Se io ho una creatura con legame vitale e attacco... Hai la tua vita che hai, tecnicamente, è la sua. No. No? Più semplice. E lui è un 1-1, no? Mm. Io attacco con 1-1 legame vitale. Mm. Ti faccio un danno. Mm-hmm. E... Lo prendo anch'io? In bene. Quindi mi dà... Esatto. Cioè, ok. Legame vitale vuol dire i danni che fa... Li guadagno di vita. Ok. Quindi, appunto, da solo si attiva, come Azoret. Ok. Cioè, ti dici, se hai guadagnato punti vita in questo turno, ha legame vitale per fartelo fare. Ah, perché se non l'hai guadagnato, non lo può fare. Esatto. Attacco improvviso, secondo te? Ma uno, fa uno di attacco, quindi. Vabbè, costa anche però uno. Costa anche uno, fa quindi uno scende di scende il primo turno di gioco, volendo. Ok. E poi... Attacco improvviso. Abbiamo visto rapidità. Sì. L'abilità vuol dire che scende in campo e può attaccare subito. Sì, attacco improvviso. Attacco improvviso secondo te? Attacco improvviso che magari può farlo anche non nel tuo turno. Non nel tuo turno. Interessante, ma no. Attacco improvviso può essere che... Quante volte puoi attaccare in Magic? Tecnicamente una al turno. Okay. Ma ci sono delle fasi e delle abilità che ti possono far attaccare più di una volta. Attacco tipo doppio improvviso. Attacco. Okay. Tipo, hai fatto la domanda giusta. Tipo doppio attacco. Tipo, carte dicono dopo questa fase c'è un'altra fase di attacco. Sì. E poi c'è attacco improvviso e non è proprio che attacchi più di una volta. No, nel senso, tu hai già attaccato magari con alt e questa qua puoi farla con un altro attacco. Al contrario. Ci sei, ma al contrario. Cioè ti hanno fatto un... Ah, attacca prima lei e poi puoi attaccare col rimanente. Bravo. Ok. Ora si arriva alla regola. L'idea è quella. Ci sei. Allora, okay. Se io sto attaccando con un 1-1 attacco improvviso e tu mi pari con un 1-1. Sì. Cosa succede? Arriva quell'altra di nuovo. Cioè posso attaccarti di nuovo. No. Te dici un 1-1 contro un 1-1 si picchiano e muoiono. Ok. Ok. Se io c'ho attacco improvviso, cosa succede? Che va va a aumentare l'attacco. No? No? Se tu hai attacco. Vai più semplice, vai più semplice, ci sei. Vai più semplice. Togli. Devo aggiungere, togli. Allora, tu mi hai detto, se io attacco 1-1 con l'avversario che ha 1-1, se entrambi i mostri creature muoiono, no? Ma se improvviso? Attacco la persona. No, l'hai detto prima. L'hai detto prima, ora te lo stai scordando. L'hai detto, hai esattamente detto cos'è attacco improvviso, ma ora te lo stai dimenticando. Attacco improvviso, che puoi attaccare una seconda volta, no? No? Come no? No, cioè, t'ho detto, no, quello è doppio attacco. Sì, ma... L'hai detto, tornaci, torna indietro con la mente.
Ti ha detto deve... attacco improvviso, allora riattacco dopo. No, ma riattacco subito. No, da un altro quindi e quindi do un altro attacco. No, prima l'hai detto, prima attacco improvviso, attacchi prima degli altri. Sì, ah, ok, lei attacca con questa quindi... creatura felina, branco di Ocelot. Esatto. Attacco prima di attaccare normalmente, come me lo dice il gioco. Ma la regola dice, è quello che stavo dicendo, te attacchi. Sì. Poi questo prima o dopo è nei danni. Questa differenza tra attacco prima e attacco dopo è nei danni. Cioè io attacco con il branco di Ocelot 1-1, tu mi pari con un 1-1 che normalmente mi ucciderebbe, ma attacco improvviso io faccio i danni prima di te. Ah, quindi non ti puoi difendere. Quindi il tuo muore e il mio no. Okay. Perché quel danno che ti uccide io l'ho fatto, te non me lo fai. E io poi aspetta, ogni periodo... Quindi io prendo il mio punto vita. Sì. Ti ho ucciso l'1-1 gratis. Sì. Alla fine del turno quindi faccio un altro 1-1. Perché ho guadagnato un punto vita. Un altro punto vita, ok. Poi se sono asceso, sti 1-1 si moltiplicano. Ok. Quindi ora hai mentalmente davanti. Quanto è probabile ascendere? Bella domanda. Secondo te? Hai detto che devi avere almeno, cos'era? 10 permanenti. Codinci, mi sembra abbastanza tosta avere 10 permanenti, detta così, mi sembra, cioè a pelle. Oddio. Cioè 10 permanenti sono, abbiamo detto, le carte che rimangono lì sempre. Esatto. Che però queste carte nel mentre possono essere attaccate, come puoi essere attaccato tu. Possono essere distrutte più che attaccate. Distrutte, scusami, sì. Oddio, 10 carte effettivamente sono tante. Poi l'ascesa, sembra il termine, una roba tipo che poi ti dice anche, no? Se hai la benedizione della città, cioè vuol dire che tu devi essere un... Sei riuscito a fare un'impresa, no? Per avere la benedizione della città. Quindi già questo mi sembra una cosa abbastanza difficile da fare. Sbaglio? Mm-hmm. Sto sbagliando. Cioè, non posso espormi troppo. Okay. Vai. Perché allora rileggiamola. Ascesa. Allora, intanto una cosa puoi capirla. Questo posso dirtelo. È vero. Io non posso dirti se è facile o meno avere la fare ascesa. Ma questa carta fa pedine da sola. Fa pedine da sola. Cioè questi gatti 1-1 alla fine del turno li fa. Sono permanenti. Sì. Se hai guadagnato punti di vita, crea una pedina. È una pedina, creatura felino 1-1 bianca. Quindi non posso dirti se è facile fare ascesa. Posso soltanto dirti che questa carta si aiuta da sola a farlo. E che quindi è permanente ogni carta. Sì, cioè sì. Che fa ogni pedina. Poi, se hai la benedizione della città per ogni pedina che controlli che è entrata nel campo di battaglia in questo turno, crea una pedina che è una copia di quella carta. Allora, a sto punto, cos'è la benedizione? Sì, ma cos'è la benedizione della città? Che è una carta? È aver raggiunto l'ascesa. Cioè, dal momento che te hai 10 permanenti, metti proprio da parte la benedizione della città. Ce l'hai. Fine. Fatta, attivata. E questa cosa ti aiuta, la benedizione della città, in altre carte o ti aiuta solo in questa? Bella domanda, bravo, anche in altre carte. Bellissima domanda. Bellissima domanda. Crea una pedina creatura. Esatto, se tu ascendi, sei asceso per tutto il resto della partita e ci sono varie carte che sinergizzano con l'ascesa, volendo anche semplicemente altri Ocelot. Sì. Ci sei. Però la giochi o la strappi? Sto pensando. Cioè, perché dovrei vedere anche le altre carte. Comunque, ripeto, la mia ignoranza mi dice che è buona. Ma da un lato mi dice vorrei vedere le altre carte. Magari viene fuori che questa alla fine non è neanche poi così. Cioè, costa poco però, quello è vero, per giocarla. E... Cioè, costa poco, non so. È il bianco, un bianco così. Magari è poco. È uno. Sì, è uno, sì. Aspetta, qual era quella di prima che non ce n'aveva neanche uno? In che senso? Questa. No, ma le terre non costano mana. Non costano, non le costano. Le terre lo danno. Sì, esatto. La giochi o la strappi? Fammi pensare un attimo. Va bene. Se hai guadagnato punti vita in questo turno, crea una pedina. Allora, all'inizio della tua sottofase finale, che anche sta roba qua. È la fine del turno. La fine del turno. Se hai guadagnato punti vita in questo turno, quindi devi aver guadagnato punti vita. Uh-huh. Crea una pedina creatura felino 1-1 bianca. Quindi se io ho guadagnato punti in questo turno, grazie ad un'altra carta, non sicuramente a questa, è utile.
Bravo. Cioè, te dici, lui ha legame vitale, però deve arrivare ad attaccare. Sì. Però nello stesso turno tu puoi usare altre carte per quello che avevi avuto. Bravo, hai fatto un ottimo ragionamento. Bravo. Poi sei la benedizione della città, quindi devi avere pure la benedizione della città per ogni pedina che controlli e che è entrata nel campo di battaglia in questo turno. Quindi pedina intende sempre quella pedina entrata, te ho guadagnato punti vita. O altre pedine che fanno. Esatto, che quello non lo so. Crea una pedina che è una copia di quella carta, che quindi sì, poi va, si sdoppiano. So, tutto ciò che crea in un turno si sdoppia. Non lo so. Così adesso mi sembra, non lo so, abbastanza molto più difficile da usare. Cioè, ti direi. L'immagine mi piace. L'immagine mi dice, cioè ti dico sì, ma ti direi no di strapparla. Questa la giochi ed è fortissima. Okay. Ti spiego una regola fondamentale. Ok. Quando una carta costa 1, sì, e ha tutto sto cazzo di testo sopra, sì, è veramente molto raro che non sia forte, perché 1 è 1, è il minimo. Sì. Cioè, è turno 1, gioco il gatto. Gioco questo gatto qui e questa carta, appunto, ti ho detto, cioè, legame vitale, crea le pedine e quando è asceso le raddoppia e si attiva da sola, cioè con un mana è un esercito. Ok. Questa fa da sé, se non te la spaccano immediatamente, magari ci spendono molto più mana per spaccartelo rispetto a uno, perché magari hanno removal che costa 2. Ok. Cioè, questa è un woman army. Sai, cioè, talmente tanta roba per un mana, cioè guarda la differenza. Sì. Azoret, 4 mana per attaccarci la mano vuota. E questa sì, con un mana è la Divina Commedia. Sì. Cioè, non ci avevo pensato a sta roba. Io la vedevo più come cazzo per riuscire a fare tutte ste robe. Cioè, te la faccio vedere. Turno 1, gatto. Attacco. Il turno dopo. Te fai turno 1 passo, magari, perché magari non c'è il turno 1. Tocca a me, attacco altro gatto, asceso, 3 gatti a turno, 4 gatti a turno, cioè è una roba che non gli stai dietro, perché poi oltretutto giochi altre cose dopo. Ok. Oppure, come hai detto te, magari gioco lui e una carta mi fa guadagnare subito punti vita e faccio subito il gatto, e così via, così via. Questa è una carta, peraltro, è forte adesso e sta spopolando. Ho capito, è nuova quindi? Sì, è uscita ora. Forte. Sì, è infame, ti ho preso la versione col bordo vecchio. Infatti sembra che fosse anziana. Però se vedi sotto qui, male, ma c'è scritto 2024. Ok. non ci sarei arrivato lo stesso. Giulione. Yes. Siamo arrivati alla fine. Dai, hai fatto una bella figura, secondo me. Beh, non ho scartato neanche una, tranne quella che è l'unica che ho scartato, era la più forte del gioco, praticamente. Qual era? No. La terra. L'ho scartata. Questa, dici? No, questa. Certo, sì. Questa, no, il resto le ho fatte, mi pare che le ho fatte passare. Sì, questa te l'ho messa proprio perché è fortissima. Mm-hmm. Allora, due cose fondamentali, sono due domande fondamentali che faccio sempre alla fine delle puntate. Sì. Prima è, di base, ti sei divertito? Sei divertito? Sì, nel chilling proprio. Sì, mi sono divertito. E ovviamente insieme a te, io tantissimo. Bene. E insieme a te spero si siano divertiti ovviamente i tuoi fan, la tua community che magari non sa di Magic e come te magari ha provato a indovinare, e si sono divertiti magari i miei che come sempre insieme a me sogghignano delle castronate che dite ogni volta. E altra domanda fondamentale, ma ti è venuto voglia di provare a giocare a Magic? Sì, ti dirò. Dai, sì. Ovviamente questo serve anche a sdoganare questa leggenda che Magic non ci si può giocare, ora è troppo tardi, è difficile, costa troppo. Perché chi come Giulio magari si è interessato guardando questa puntata può usare tipo le mie guide che sono su YouTube, o comunque può approcciarsi a Magic the Gathering Arena, MTG Arena, che è il client per giocare a Magic online completamente free to play. È farmabile, giochi, ti fai le carte e ti fai i tuoi mazzi, quindi non è assolutamente, nessuno è obbligato a spendere 1000 euro di mazzo per andare a giocare subito ai negozi, no, si può giocare anche soltanto su Arena completamente a gratis. Quindi chiudimi con Ma lo il gioco è, lo acquisti? No, il gioco è completamente free to play, puoi spendere per comprare più bustine, ma se hai
un'oculata strategia di farming, cosa che c'è sul mio canale YouTube. Okay. Si trova sulla playlist per i nuovi giocatori. Non spendi un euro. Bene. Bene. Beh, e soprattutto chiudo io adesso con un appello che faccio ai miei principalmente. Andate a vedere i prodotti di qualità su YouTube. Avete rotto il cazzo a rompervi i coglioni a guardare video di 4 secondi su TikTok. Andate a vedere Paranormal Mysteries. Basta drama. Una serie della Madonna. Fa schiantare da ridere e c'è una produzione incredibile. Bravo Giulio, bravi tutti. Peraltro ho avuto il piacere di conoscere quasi l'intero cast praticamente a Rimini, tranne la tua sorella. Puttana, scherzo. L'unico commento. Ieri è arrivato lo screen del tuo commento. Mi chiesto idolo IG sorella. Comunque veramente andate a vedere Paranormal Mystery, se me lo ricordo ricordamelo, magari lo linko in descrizione, perché è veramente un bel prodotto. Bravi grazie mille Delmo.